Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale con le news della settimana. Ci siamo lasciati alle spalle una settimana molto intensa per quanto riguarda annunci, rivelazioni, sorprese di qualsiasi tipo, soprattutto in caso Toys, fra il San Diego Comic Con, la fiera che si è tenuta ad Hong Kong. Insomma, è stata una settimana veramente molto intensa e vi invito a recuperare il video di domenica scorsa in cui parliamo più o meno di tutto quello che c'è stato sia in fiera che non. Questa settimana invece, settimana molto più tranquilla, con soltanto un annuncio ufficiale che tra l'altro di cui tra l'altro avevamo già parlato la scorsa settimana, ma stavolta è un annuncio ufficiale da parte di Hot Toys, e poi invece un rilascio che ha reso questa settimana molto più interessante del dovuto, perché questo rilascio è stato al centro dell'attenzione tra mille polemiche di cui parleremo fra poco. Cominciamo innanzitutto con l'annuncio ufficiale da parte di Hot Toys, finalmente, come potete vedere a schermo, di Lady Pool o Lady Deadpool, come si suol dire. Un annuncio che appunto era già stato mostrato in fiera, qui però possiamo coglierne qualche foto migliore ed i dettagli. Innanzitutto il prezzo su Sideshow che si aggira intorno ai 265 euro, quindi mi aspetto più o meno i soliti 300 euro per quanto riguarda il prezzo italiano, almeno prezzo colosso dei nerd. E andiamo subito a vedere qualche foto. Vi ripeto, già tutto visto, il ruolo di Lady Pool all'interno del film, magari ancora è passato un po' di tempo, però non me la sento, magari qualcuno di voi ancora non ha visto il film, quindi mi limiterò soltanto a parlare della doll e non di quello che è stato il ruolo di questo personaggio all'interno del film, ma comunque rimane una bella doll, secondo me molto di nicchia, molto per chi vuole ricreare una determinata scena oppure avere il quadro completo delle varie forme di Deadpool all'interno del film. E qui parliamo nient'altro che appunto di un Deadpool con ovviamente le forme e le fattezze femminili. Vediamo ad esempio la scarpa, la tuta è più o meno la stessa che vediamo anche in Deadpool. L'unica aggiunta vera e propria è il capello, che dovrebbe essere di cotone, quindi non è un innesto, non lo chiamerei innesto, ma dovrebbe avere l'attacco comunque in plastica e poi tutto il resto, quello che vediamo, il capello biondo, dovrebbe essere in cotone. Per il resto, accessori, armamenti vari, abbiamo le due katana come per Deadpool, abbiamo due Uzi e non le due pistole, le due Desert Eagle che ha Deadpool. Qui intanto possiamo vedere meglio il capello di cui vi parlavo. E occhi intercambiabili, insomma, i soliti accessori che abbiamo ritrovato anche nel Deadpool principale, ok? La data di uscita sembra essere imminente perché Sideshow dà come riferimento agosto 2024, dicembre 2024, quindi anche questo a sorpresa è un altro pezzo che dovrebbe uscire nel giro di poco tempo. Avremo anche occhi intercambiabili, ovviamente anche mani intercambiabili, la vasetta esagonale, l'alloggiamento per le katana che dovrebbe essere sempre magnetico come in Deadpool, 30 cm di altezza, vari accessori di cui abbiamo già parlato e l'accessorio diciamo in più aggiuntivo che trovavamo anche in Deadpool è Dogpool. Quindi nulla di particolare per quanto riguarda me ragazzi, è un pezzo che per il momento sarà in scaffale, quindi non lo acquisterò. Poi vedremo in futuro, magari con un calo del prezzo oppure con, non so, con qualche offerta, qualcosa, vedrò di recuperarlo. Anzi, sono curioso di sapere quanti di voi invece sono interessati all'acquisto di Lady Pool. Fatemelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti. Poi, ragazzi, veniamo al pezzo forte. Pezzo forte perché in realtà è un pezzo forte perché stiamo parlando comunque di Batman del 1989, l'amatissimo Batman di Keaton, che questa volta per quanto riguarda Hot Toys è stato rilasciato e ha scaturito diverse polemiche, perché sono cominciate a circolare delle foto, ovviamente sul web, sui vari gruppi Facebook e quant'altro, e molti si sono lamentati di diverse cose di questo Batman di Keaton.
Poi vi darò le mie conclusioni personali, ragazzi, la mia opinione personale alla fine di questo paragrafo, ok? Allora, cosa lamentano in molti? Intanto mi soffermo su questa foto perché credo che sia un po' un overall di tutte quelle che sono le caratteristiche principali di questo Batman. Molti lamentano il fatto che questa versione di Batman 1989, che ricordo è la 2.0 della DX09, uscita ormai anni fa, ragazzi, abbia qualcosa di sbagliato a livello un po' globale. Da quello che è la fattezza della tuta, che ha un, poi lo vedremo più nel dettaglio, invece di essere perfettamente liscia come era nel film, o quasi perfettamente liscia come era nel film, ha una texture un po' spugnosa, un po', non so come descrivervela, un po' come se ci fossero dei puntini, un qualcosa, poi ve lo spiego meglio facendovelo vedere. Poi il colore della cintura, che sembra essere troppo giallo rispetto a quello effettivamente del film. Il cappuccio, anch'esso con delle texture non proprio esatte, non proprio identiche a quelle del film. L'altezza, che rispetto alla DX09, l'altezza di questo Batman sembra essere leggermente maggiorata, e sono andati, così sembra, almeno queste sono le polemiche, ragazzi, che circolano sul web. Poi io, ovviamente, prima di parlare effettivamente di una doll, voglio averla in mano, già sapete come ragiono. Io vi sto solo riportando quelle che sono le polemiche di questa settimana. Vi dicevo, quindi è stata maggiorata, così sembra, l'altezza rispetto alla vecchia DX09, che comunque era un'ottima doll, per andare ad accorciare invece leggermente, questa cosa per quanto mi riguarda è appena percepibile, leggermente le orecchie del cappuccio. Poi, altre polemiche sono derivate dal mantello, che sembra non cadere bene, sembra essere leggermente più gonfio, nonostante il cablaggio e tutto, sembra essere leggermente più gonfio rispetto alla precedente versione e al Batman, effettivamente, del film. Che quindi questo mantello, a dire di molti, non cade perfettamente giù, diciamo, verso i piedi di Batman, come dovrebbe. Poi, un'altra polemica, quindi come vedete le polemiche sono state un po' su tutta la doll, riguarda il contorno occhi, che non sembra essere esattamente quello del film, quello del cappuccio reale di Batman 89, e soprattutto la bocca. In molti si sono lamentati delle fattezze di questa bocca, soprattutto questa con... scusate, ma il computer fa i suoi capricci come al solito, soprattutto di questa bocca con i denti leggermente visibili. Sembra appunto che sia una bocca non proprio somigliante a Michael Keaton, e quindi ci sono state diverse polemiche, soprattutto su la parte, cioè la bocca, perché ricordiamo che ovviamente la parte, il mento, la bocca, parte del naso, quindi la parte inferiore del viso, è intercambiabile con magneti, e sembra appunto che il volto, vi sto cercando un'immagine, eccola qui, il volto appunto questo qui con i segni con le ferite, invece i tagli, il sangue e quant'altro, come vedete in questa foto sembra che sia più un sorriso piuttosto che la smorfia che vediamo fare in Keaton di Batman 89 in quella particolare scena. Quindi questa cosa ha fatto storcere il naso a molti. In questa foto intanto si può cogliere bene il dettaglio, la cintura forse un po' troppo gialla, di un giallo un po' troppo chiaro. Qui la texture che c'è sia sul mantello che sul cappuccio, che soprattutto sulla zona addominale, poi vedremo anche altre foto. Insomma, queste sono le lamentele, tant'è che in molti appunto si sono lamentati, qui non so se riuscite a vederlo dalla registrazione, ma come vedete la texture del cappuccio, che sembra non essere veramente liscia, insomma, ma sembra avere questa sorta di pattern un pochino spugnoso. E quindi insomma, questo Batman che è stato rilasciato dopo tanta attesa da parte dei fan, perché io anche rimango uno di quelli che lo attende di più, qui vediamo per esempio quello di cui parlavo in precedenza, quindi vedete l'effetto spugnoso, un po' granitico della tuta, piuttosto che avere una tuta liscia. Questa cosa c'era ovviamente anche nella DX09, ma non era così accentuata come sembra essere in questa versione 2.0.
Qui possiamo cogliere il sorrisetto, che non dovrebbe essere così, a detta di molti, di questa bocca, e anche il taglio degli occhi che va un po' troppo forse verso l'esterno, invece dovrebbe andare verso l'alto. Ora ragazzi, io rimango comunque molto felice di questa release, secondo me rimane un ottimo pezzo, un'ottima doll. Io ne abbiamo parlato diverse volte, abbiamo parlato per Aragorn di Inart, dove ci sono state tante polemiche sul ipotetico downgrade del volto di Aragorn. Ne abbiamo parlato per Hermione, quando Hermione sempre di Inart, che aveva le giunture delle ginocchia, che poi è stata subito risolta. Insomma, ci sono sempre tante tante polemiche. Qui vediamo ancora una volta il confronto fra due dei visi intercambiabili che sono che è possibile trovare in questa versione 2.0, e questa è la polemica sulla dentatura di questo volto di Keaton. Ora, magari queste effettivamente il costume sembra avere quella texture un pochino spugnosa, che però, vi ripeto, la tuta non è esattamente come quella del film, ok? Ci siamo. Detto questo, comunque la doll a me sembra molto buona. È una doll che a maggior ragione io consiglierei a chi non possiede la versione precedente, chi ha la possibilità, chi ha avuto la possibilità di recuperare anche negli anni successivi, o di comunque acquistare la doll che all'epoca costava anche molto meno. La DX09, quindi dedicata sempre a Batman 89, secondo me questa versione è per chi non ha la possibilità, non ha avuto la possibilità di accaparrarsi la versione precedente. Per me rimane comunque un'ottima doll, e prima di, personalmente ragazzi, prima di dare la mia opinione personale su queste cose, io l'ho preordinata, quindi mi arriverà ovviamente con i tempi italiani, quindi fra probabilmente un paio di mesi o tre. Mi arriverà e ne parleremo quando farò l'unboxing e la recensione. Le polemiche le posso accettare, soprattutto perché, anzi, le accetto, non le posso accettare, soprattutto perché giustamente ci sono dei prodotti che si pagano tanto e ci si aspetta la perfezione. In questo caso non so, abbiamo visto in più occasioni che Hot Toys non sempre è stata accostabile alla perfezione in determinati casi. Probabilmente questo non sarà il caso, o forse sì, probabilmente sono solo immagini trovate su internet, o probabilmente no. Quindi ragazzi, io mi limito a riportarvi quelle che sono le polemiche che ci sono state in questi giorni. Io la doll la acquisterò e la aspetto tanto quanto prima, quindi di solito non mi faccio scalfire da queste cose, però era bene comunque per dover di cronaca, di notizia, era bene che io vi riportassi queste cose qui. Io rimango molto contento e soddisfatto della doll. Quando poi ce l'avrò in mano, farò la recensione e vi riporterò quelli che sono i miei dubbi, se queste cose sono effettivamente così, se non lo sono, perché appunto sono abituato a vedere immagini su internet con luci differenti, pareri differenti, pubblico differente, cioè il pubblico che magari è interessato solo al personaggio, non gli importa che abbia dei difetti o meno, invece c'è quello invece più pignolo che vorrebbe la perfezione di quel personaggio, come è giusto che sia in tantissimi casi, relativa al film da cui è estratta la doll. Quindi ragazzi, comunque, questo era Batman 89. Fatemi sapere, come sempre, voi invece che cosa ne pensate di queste cose, se avete seguito la vicenda, se questa cosa vi ha turbato, vi ha fatto cambiare idea sul pezzo, se siete entusiasti quanto prima. Insomma, fatemi sapere qui sotto. Mi raccomando che la discussione, la conversazione sia calma, pacifica, e ognuno possa esprimere la propria opinione senza intaccare quella degli altri. Su questo, lo sapete, ci tengo. Poi una breve parentesi per JND Studio, ragazzi, sono sulla pagina Facebook di JND perché JND sta provando a rincorrere Inart. Oddio, questa è una battuta, ma sta provando comunque a riprodurre Ron Weasley e Hermione Granger, sempre da Harry Potter e la pietra filosofale, dal primo film. Qui vediamo qualche immagine di Ron, per esempio, e di Hermione. E scusate un po' la connessione, quella che è. Io sinceramente il lavoro fatto è buono, è ottimo, ragazzi, questo nulla da dire, per carità, ma comunque continuo a vedere la superiorità da parte di Inart, almeno questa è la mia opinione. Senza nulla togliere a JND, per carità, che comunque ci ha sorpreso
in più di un'occasione, come ad esempio con il Joker. Però, a mio parere, pezzi, adesso non so quale sarà il prezzo di questo Ron ed Hermione, quindi mi aspetto anche ovviamente Harry Potter nel giro di poco. Non so quali siano i prezzi, ragazzi, ma comunque a livello qualitativo mi sento di dire che continuo a preferire comunque la qualità in art. Stessa cosa, vi faccio vedere un attimo anche Hermione al volo, se riesco. Abbiate un attimo di pazienza. Anche per Hermione ottimo lavoro, niente da dire. Però comunque qui vediamo comunque i capelli non sono con l'innesto, quindi sono capelli in plastica. Molto bella l'espressione, forse tra i due pezzi Hermione è quella riuscita meglio a livello di head sculpt, ragazzi, poi non sto ad esaminare vestiario e quant'altro, ma a livello di head sculpt mi sembra quella riuscita meglio tra i due pezzi, mi sembra quella meno fantoccio, meno giocattolo, almeno a mio parere. Però comunque, ripeto, ragazzi, continuo a preferire le versioni in art che ormai sono addirittura di arrivo. No, Harry Potter è appena stato rilasciato, non so se ancora hanno cominciato le spedizioni, ma sono cominciati comunque i primi unboxing e le prime presentazioni, quindi ragazzi date un'occhiata perché è davvero un ottimo lavoro quello svolto da in art su queste doll di Harry Potter dal primo film. Poi andiamo come al solito per le fasi finali del video su ilcolossodinerd.com per dare un'occhiata a quelle che sono gli ultimi arrivi e gli ultimi preordini disponibili. Abbiamo intanto tutta la sfilza di annunci, finalmente dopo una serie di confusioni, di caos da parte di Hot Toys per i preordini, non rilasciava questi preordini in nessun modo, finalmente è arrivata la versione di Hot Toys di Deadpool, tratto da Deadpool e Wolverine ovviamente, in uscita l'anno prossimo per chi non ha preso la Special Edition, che invece verrà rilasciata, è già stata rilasciata. Il prezzo colosso dei nerd è 335€, ragazzi, ovviamente non ve la fate scappare perché è un capolavoro, lo sappiamo tutti. Poi abbiamo invece il Wolverine, di cui non dico altro sempre per questioni di spoiler, e lo vedete voi, questo a petto nudo a 325. Abbiamo il Joker di The Joker del 2019, abbiamo la Mark 42 di Iron Man che è stupenda, 4,90 la versione deluxe e 4,60 la versione standard. Iron Spider a 360€, 359 scusate, Grievous a 379 e questo capolavoro di Darth Vader in doppia versione standard a 379 e 429 invece per la versione deluxe. Poi una sfilza di altre SH figures, sempre a tema Deadpool e Wolverine. Abbiamo Izuku Midoriya di SH figures direttamente da My Hero Academia, e questo sarà un altro dei preordini che farò, così come Zoro di Romance Dawn, bellissima. E poi per quanto riguarda, per chiudere questi nuovi arrivi, che è stata veramente una settimana intensa anche questa, la bomba zucca ed il casco di Green Goblin di Marvel Legends, ok, in replica 1-1 ovviamente. Bene ragazzi, quindi detto questo, anche per questa settimana abbiamo dato, io sto registrando in realtà ieri per voi che state guardando, quindi sabato mattina, molto presto perché per questioni lavorative non posso fare altrimenti, quindi non so se ci sarà qualche altra uscita, qualche altra release nella giornata odierna. Vi ricordo che ormai per quanto riguarda la schedule delle release, quella vecchia di Hot Toys, che ormai è quasi terminata, mancava appunto Batman 89, Darth Vader di Episodio 6 e Rocket da I Guardiani della Galassia 3. Quindi mi aspetto che nella settimana entrante almeno uno di questi pezzi venga rilasciato. Non vedo l'ora che si chiuda questa schedule per cominciare quella nuova piena di pezzi incredibili quali Bane, quali Tech, Throne, abbiamo anche Joker, Star-Lord, tanta roba molto molto figa che non vedo l'ora di vedere. Fatemi sapere ragazzi cosa pensate del Batman 89, mi raccomando con toni pacati, per carità, per favore, e scrivetemi anche in privato se volete, se volete unirvi al gruppo Telegram, anche questo, contattatemi in privato e vedrò se farvi entrare. Detto questo io vi auguro ancora un buon fine settimana, una buona domenica e un buon inizio settimana ragazzi. Scusate se il video è durato un po' tanto, ma ci tenevo comunque a spiegarvi bene questa cosa del Batman 89.
Ci vediamo come sempre giovedì per un unboxing e ogni tanto qualche video qua e là, ragazzi. Il periodo di agosto è un periodo un po' particolare per YouTube e quindi cercherò un attimino di rallentare da questo punto di vista per poi riprendere a settembre. Non so ancora se farò una live questa settimana, quindi inaspettatamente potrei annunciare una live probabilmente domani, che è lunedì, ma ancora non ne sono sicuro, ragazzi. Ovviamente poi vi avviserò. Detto questo, ancora buon weekend, buona domenica e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi!